Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è Agromoderni e siamo qua in questo nuovissimo episodio di Italian Farm. Allora ragazzi, nella scorsa puntata ci siamo lasciati con il TG285, in realtà è uscita tante settimane fa questa puntata, e niente, nella scorsa puntata abbiamo appunto acquistato il TG285, qua ne vedete due. Perché ne vedete due? Io in sovraimpressione, onde evitare casini, commenti che poi sono comunque successi nei commenti, perché ci sono alcuni voi che non sembrerebbe che non guardino i video a schermo, in descrizione avevo proprio messo attenzione, c'è un'altra versione. Allora, io nella scorsa puntata avevo utilizzato questa versione qua, il TG285 prima serie, che appunto deriva dal vecchio DLC Pro Farm di Farm Simulator 2011, migliorato e bla 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 bla, convertito e migliorato. Ma c'è anche quest'altro TG285, che invece, come vedete, è una seconda serie, si riconosce in primis dall'etichetta, poi in realtà ci sono anche un po' di differenze, quella comunque in linea generale si capisce dall'etichetta, dai colori, che è il seconda serie. Questo qua, c'è poco da dire, è migliore a livello di mod, perché è un modello Turbo Squid, quindi vuol dire che è un modello che ha modellato un professionista, un ingegnere, comunque gente che di lavoro fa il modellatore, e che probabilmente è partito direttamente da disegni tecnici del mezzo e da tutti i dettagli della macchina reale praticamente. Sto guardando, qua c'è il dettaglino, scusate, c'è un dettaglino qua, building the best manufactured in Racine, Wisconsin. Ah, capisco. Ok, stavamo dicendo, quindi ci sono queste due versioni. Io ho voluto utilizzare queste perché abbiamo raccontato la storia della prima serie e quindi mi sembrava giusto, ma lascerò voi nei commenti, fatemi sapere quale delle due tenere. Se volete che facciamo i nostalgici, ci teniamo questa, la prima serie, oppure teniamo questa che effettivamente ha più funzioni, il modello è fatto meglio. Cioè, guardate qua come è fatto, e poi guardate qua. Cioè, si vede subito la differenza nelle piccole cose, anche tipo qua nella sale, vedete che è fatto così, qua giù invece è completamente animato e si vedono tutte le parti meccaniche. E in cabina anche non ne parliamo, la cabina è fatta molto molto bene. Vabbè, comunque, lascerò decidere a voi. Non è l'oggetto di questa puntata, fatemelo sapere nei commenti, come al solito. Ho provato a mettergli anche il sollevatore, visto che abbiamo la zavorra Newland, quella carina che è fatta apposta per i mezzi col super steer, e ci sta da dire anche questa. Comunque, torniamo a noi. Nella scorsa puntata abbiamo visto appunto il TG285 e abbiamo arato. Io off camera ho erpicato diversi campi. In questa puntata, signori, è tempo di semina. È tempo di semina perché ho fatto passare un bel po' di tempo, probabilmente l'avrete riconosciuto anche dalle luci. Sapete che con la season mod cambiano ombre, luci, temperature, tutto cambia. E come ci indica qua in alto la season mod, la temperatura del terreno è di 10 gradi, che secondo la season mod va più che bene per seminare il mais. Vedete che ci richiede 10 gradi, quindi possiamo andare a seminare il mais. Per farlo non utilizziamo la vecchia attrezzatura che mi pare di aver già venduto. Avevamo due seminatrici un po' così così, cioè non un po' così così, avevamo una 6 file della Kverneland e una Monosem da 4, e sono andato a venderle. Ora volevo andare a vendere, signori, un altro mezzo. Vediamo se lo trovo. Forse l'ho lasciato in campo. Eccolo qua, sì, l'ho lasciato in campo, non ho ancora fatto, anzi, li farò finire, ma sapete che alla fine di questa puntata andrò a vendere questo John Deere, il 4955, perché? Perché oggi andiamo a comprarne uno nuovo di John Deere. Quindi direi di partire subito da lì, andiamo a comprare il nuovo John Deere, se lo trovo. È giusto ogni tanto accontentare anche gli amici John Deeristi che aspettano gli acquisti con ansia, però devo trovarlo perché non ho idea di dove sia finito. Eccolo qua, John Deere 6000 serie 30 premium. Allora, ci sono tantissimi, questa mod è carina, poi vi spiego perché l'ho scelta. Allora, abbiamo la possibilità di cambiare gli agganci. Noi abbiamo bisogno dell'aggancio del sollevatore anteriore, poi scoprirete perché. Non abbiamo bisogno del caricatore frontale. Allora, motore, vabbè, possiamo avere il 6530 premium, poi il 534, vedete che 120, 125, 135, 145
e 155. Io andrei sul 6930, che se ne vedono ancora molti oggi utilizzati nelle aziende. Ci sono una scelta pazzesca di pneumatici, visto che siamo appena, cioè sono rientrato dalla scorsa settimana dal SIMA, abbiamo avuto questa bella iniziativa con Trelleborg, direi di ricordarci del momento comprando roba Trelleborg, visto che ho anche il cappellino, quindi prenderò dei pneumatici larghi. Se non scrive che cosa sono, sono in sottointeso Trelleborg. Design, possiamo metterli il segnale di ingombro, GPS o tutte e due. Io metterei solo GPS, poi dopo capirete perché. 73.000 euro direi che è molto onesto, ok, come prezzo. E andiamo subito a vederlo. Ta-da! Eccolo qua, è un trattorino fatto piuttosto bene. Ho deciso di prendere questo trattore, e ne parlo adesso perché poi avremo altro di cui parlare tra poco, sarà una puntata in cui è molto molto cicciotta dal punto di vista delle mod. Ho preso questo trattore perché, come ho già detto, il discorso John Deere, che io volevo prenderli dei John Deere in gioco. Ne abbiamo già provati due, il 4000 e il 6410 se non sbaglio. Però non volevo andare su 6R, 6M, 7R, 8R, perché ce li abbiamo già, li compreremo fra poco in Pro Farming. E quindi era un po' inutile su tutte e due le serie avere lo stesso trattore. Questo invece non c'è in Pro Farming, cioè in Farming Simulator 19 non c'è, e quindi mi sembrava un'ottima idea utilizzarlo, anche perché appunto ce ne sono davvero tanti, poi è carino, è molto ben fatto. A livello di C è una mod abbastanza ben fatta. Vabbè, qua non abbiamo nulla, ma possiamo aprire le portiere come al solito. Qua abbiamo la possibilità, ecco, l'unico problema è che ogni tanto si glitcha qua il... vedete, si frezza un po' tutto con i cosi, ma si risolve attaccando un attrezzo. Dopo ve lo faccio, anzi faccio anche vederlo dopo. Compriamo prima l'attrezzo che ci serve, anzi gli attrezzi. Semina, signori, semina, c'è poco da fare. Semina di mais, l'avevo promesso fin dall'inizio, me lo chiedevate fin dall'inizio. Gaspardo Magica, che tra l'altro io non l'avevo ancora mai visto dal vivo, ho avuto il modo di vederla al SIMA. Tra l'altro abbiamo anche parlato con un venditore, quindi è stato interessante anche da quel lato lì. Abbiamo scoperto qualche retroscena sulla macchina. Facciamo compra, ok. Perfetto, questa è una seminatrice da mais. Poi abbiamo anche bisogno di una tramoggia frontale, che troviamo qua in spandi fertilizzante, non si sa bene come mai, che è il Gaspardo PA1. Tra l'altro hanno già presentato il PA2, l'ho visto in fiera, che non, sinceramente non, ancora, non so cos'è che cambi dall'1, però l'ho visto presentato, era lì che c'era il cartellone new, novità. E poi compriamo anche in varie, dovrebbe essere, sì. Ho visto, eccolo qua, il Gaspardo serio, un nome, una previsione. Eccoci qua. Allora, è tutto qui, tutto qui. Allora, accendiamo il nostro John Deere. Ecco qua. Allora, andiamo ad agganciare prima la seminatrice. Ok, ora che abbiamo agganciato la seminatrice, vi faccio vedere solo un attimo gli C in cabina, perché sono interessanti. Allora, qua sul lato vedete che ce n'erano un po', perché c'è questo per, ve lo faccio notare da qua, per i, ecco qua, per i parafanghi davanti. Noi in questo caso direi che li togliamo, visto quello che dobbiamo andare a fare. E questo invece è per i lampeggianti, in teoria. Ma non c'è scritto beacon? Beacon light. Ah, attiva. Non si sa, non va, i lampeggianti non vanno. E qua invece abbiamo la possibilità di aprire davanti il sollevatore anteriore. Ok, finestrini laterali, portellone posteriore anche di qua. E se avessimo messo anche la possibilità di mettere lì i segnali d'ingombro, c'erano anche i segnali d'ingombro indipendenti. Detto ciò, andiamo ad agganciare la tramoggia frontale della Gaspardo. Alcuni di voi conosceranno questa mod, anche perché è davvero da tanti anni che è uscita, è stata fatta da italiani per il mod contest 2017, tecnicamente sì, 2017, quindi è già da tanto che in giro. Allora, ci portiamo qua vicino, anzi no, devo mettermi dall'altro lato, anche se forse mi accetto lo stesso, ma per sicurezza ci mettiamo dall'altro lato. Ok,
perché qua sono mod realistiche e quindi ci abbiamo anche i tubi da montare, signori. Quindi scendiamo, andiamo qua dal lato, ci mettiamo vicino ai tubi e con... dov'è? Per attaccare i tubi avvicinati al pallet. Sono già vicino al pallet, più vicino di così, così va meglio. Magari era un po' fuori. Ok, attacca tubi. I. Vabbè, e qua c'è un'altra mod che mi interferisce. Ok, quindi ci sono i tubi. Alcuni di voi diranno però, vabbè Agro, ma qua guarda che il tubo ti entra nel parafango, non è che sia così tutta sta roba, cioè bello il tubo. E invece qua è tutto super regolabile, quindi io posso avvicinarmi qua, cliccare in teoria M, entrare nella gestione dei tubi e posso alzarlo, ma posso anche... no, scusate. Ok, distanza tubi. Posso anche spostarlo in orizzontale. Ora, noi ci alziamo un attimo per capire un attimo come si è messo, perché come distanza mi sembra perfetto. Sì, direi di sì. Anzi, se volessimo tenerlo in sagoma potremmo anche tirarlo un pelo più in qua, così ci rimane nella sagoma del trattore, non ci fanno le storie, non tocca con le frecce e siamo tutti contenti. Ok, poi, altra cosa da fare, signori, a parte le moto che mi passano, vabbè ancora, le moto che passano sotto casa, dicevamo, andiamo a prendere il nostro serio. Tra l'altro fighissima la valigetta, devo comprarmela anch'io una valigetta del genere per l'attrezzatura quando andiamo a fare le riprese in campo. Allora, andiamo a posarlo qua. Vediamo un po'. Apri la valigetta, tac. E poi I, installa il serio di nuovo. Purtroppo, scusatemi, ma c'ho la... cos'è la extension? Forse l'extension mod, qualcosa del genere. Game extension menu, che anche lui si apre con lei. Ok, direi che chiudiamo un attimo la valigetta e la spostiamo. Non volevo fare questo, ma in teoria sono valigette che dovrebbero resistere anche agli urti. Ok, autosalvataggio che non ci abbandona mai. La lasciamo qui, perfetto. Ok, allora, adesso cosa andiamo a fare? Adesso andiamo a ricaricare. Vedete che sembra quasi come nella realtà, no? 20 minuti per sistemare, per regolare tutto e prepararla. Allora, si è aperto da solo qua. Facciamo che... posso abbassarlo? No, non mi lascia più abbassarlo, giustamente. Allora, noi ci avviciniamo qui. Per onor di... ok. di realisticità, abbassiamo giù la scaletta. Forse questo non posso caricare. Ah sì, c'è lì vicino il fertilizzante. Qua davanti carichiamo il fertilizzante, che è quell'altro pallet là. Di lato, ok. Non ce n'era abbastanza, ma ne abbiamo un altro. Giro con la scaletta aperta, tanto qui. Non ho fatto... potevo fare una cosa super realistica anche con i big bag, vi dicendo, ma ragazzi, questa mod è talmente tanto cicciotta che non voglio fare 90 minuti di puntata. Fidatevi che basta così. Allora, tac. Di nuovo chiudiamo qua davanti. Qui, signori, abbiamo tutti la possibilità di riempire. Allora, questi qua bassi sono per le sementi, probabilmente molti di voi lo sapranno già, mentre invece lì sopra abbiamo il concime. Ora, alcune seminatrici tendono ad avere la tramoggia del concime supplementare qua dietro, cioè non hanno questi quattro blocchetti qui, hanno direttamente qua dietro una tramoggia molto grossa, non grossa come questa qua sul frontale, ma comunque molto grossa. In questo caso invece, avendo il tubo e potendo sfruttare il PA1 qua davanti, ci sono solo questi blocchettini qui, quindi volendo noi possiamo anche utilizzare la seminatrice senza la tramoggia frontale, ma esauriamo velocissimamente, in modo molto molto veloce, la scorta di concime, che invece in questi qua più piccolini. Quindi andiamo qui. Allora, selezioniamo la seminatrice, ci abbassiamo un attimo. Ok, vedete che si sono aperti. Qua c'è una cura dei dettagli maniacale, nel senso che vi faccio... andiamo un po' più così. Guardate qua. Cioè, si riesce praticamente a leggere. Non proprio, ma... c'è veramente una cura dei dettagli fenomenale. Tanto di cappello. Ops, non avevo abbastanza semente. Andiamo a comprare ancora un pallet.
Semi. No, basta, uno mi basta. Ok. Voilà. Ora possiamo chiudere tutto e chiudiamo anche la seminatrice. Ok, che era rimasta. Te la danno aperta, non so ancora, cioè, anzi, a metà, neanche aperta, non chiusa. Faccio un piccolo bugghino perché non l'ho, probabilmente se chiusa è aperta male, vedete che, perché ha un sacco di regolazioni, probabilmente le regolazioni erano da fare subito e noi le facciamo dopo. Ok, mentre lei si chiude, noi accendiamo il lampeggiante, ci dirigiamo verso la strada. Vedete che i tempi di chiusura sono decisamente realistici. Ok. Cos'è? Una 8 file, no? Sì, è una 8 file. E via. Andiamo verso il campo. Ho deciso di seminare il campo numero 64, se non sbaglio. Sì, campo 64, che è vicino alla farm, era già ben preparato, tutto pronto. Ok. Avevo detto che avremmo finito entro febbraio questa stagione, invece stiamo andando un po' più a rilento. Ma spero che la cosa non vi dispiaccia, cioè me la sto prendendo con calma. Uno per impegni personali, che poi non è con calma assolutamente, perché tutte le volte che registro un video sono sempre di fretta. Ma, a parte quello, me la sto prendendo con calma per fare delle puntate in cui c'è da vedere qualcosa, ecco. Visto che farmi seguire 17 per me l'abbiamo abbandonato, tanto vale che vi faccio vedere le cose che meritano e non fare puntate su puntate continuamente. Ecco qua. Allora, saliamo. Il discorso che avevo fatto prima del non mettiamo gli segnali d'ingombro è perché ho fatto una prova e andavano a collidere con il tubo qua di lato, quello che collega la tramoggia alla seminatrice. Purtroppo passava proprio in mezzo. Ah, tra l'altro non abbiamo regolato il serio qua in cabina, sta svolazzando. Ups. Ok, allora entriamo in campo e iniziamo a fare le nostre regolazioni, perché ok, perfetto. Allora iniziamo a regolare il serio. Attiva spostamento del serio. Ok, allora così lo sterziamo. Io direi che lo possiamo mettere, dov'è che ci viene comodo, mentre lo mettiamo laggiù. Ok. Allora, praticamente con il più e il meno del numpad regoliamo il valore, in questo caso di inclinazione. Con page su e page giù invece cambiamo il, diciamo, la variabile, quindi praticamente il, la funzione che, su cui vogliamo interagire. Quindi io adesso per esempio sono in distanza da noi, se faccio page giù vado in sinistra-destra, cioè spostarlo in orizzontale, vedete che posso metterlo così, faccio ancora page giù, adesso posso regolarlo in angolazione e via dicendo. Ok, direi che così va più che bene, così ce l'abbiamo anche un po' sotto controllo. Allora, siamo qua vicino e qua a sinistra vedete sotto di me tutte le impostazioni su cui possiamo agire. Stesso discorso di prima, page su e page giù. Navighiamo tra tutte le varie impostazioni, abbiamo anche delle utili immagini che ci fanno capire su cosa andiamo ad interagire. E poi col più e meno cambiamo invece tra le varie variabili che leggete in basso. Tipo in questo caso interfila, abbiamo distanza interfila, possiamo passare da 80, 45, 50, 60, 70, 75, 80. Io direi che andiamo a fare un canonico 75. Ok. Vedete che quando io vado a cambiare mi cambia qui la distanza del tracciafile. Vedete che ta ta ta, più lungo, più corto. Ok, vedete? Ok. Adesso lo porto a 75. In più mi cambiano anche le regolazioni qua di bulloni e via dicendo. Che tra l'altro è una cosa realistica, ce l'hanno spiegato anche in fiera. E praticamente si, cioè è proprio realistico il fatto che in poco tempo la magica è stata studiata, perché in poco tempo si riesca, tipo inizio stagione, comunque da una settimana all'altra, si riesca a regolare e cambiare la distanza tra i corpi in modo abbastanza semplice, ecco. Ovvio, non è che dal computer schiaccia un tasto e lei fa tutto, ma... Poi, andiamo in altezza corpi, quindi abbiamo i corpi di semina, che sono questi, e possiamo decidere di andare ad alzarli e abbassarli, vedete qua. In questo caso abbiamo 3 centimetri, 4,
Ok, vedete 6 e via dicendo. Io li porterei su un 4 centimetri. Ok, perfetto. Vedete che è tutto super animato. Poi andiamo sui codini invece, che hanno la funzione di richiudere il solco. Anche qui possiamo andare a sistemarli. Questa qua è la forma particolare che hanno questi codini. Poi chi di voi ha l'azienda lo saprà meglio di me. Sta nel fatto che puoi regolarli avendo una molla, li puoi regolare utilizzando semplicemente il piede, cioè tu premi come se fosse un pedale e li direzioni, quindi sono molto comodi. Andiamo sul 4, direi. Ok, poi selettore dei semi. Selettore dei semi, immagino vada a interagire sul ratio di semina. Quindi proviamo a mettere tipo un, non lo so, un 6. Io sinceramente non l'ho mai usato, non ho idea di a che cosa corrispondano i vari. Cioè, un 6 che cosa voglia dire? Comunque. Poi abbiamo il selettore del micro. Micro si intende il concime. Che fatemi capire dov'è. Non so se riuscite a vederlo perché è molto scuro. Forse così si vede meglio. Vedete che cambia il ratio del concime. Ok. Poi, coperchi dei semi. Vabbè, qua aperto chiuso non ci interessa. Idem per il micro. Ruote del disco, ok, questo può essere un po' più interessante. Praticamente adesso forse ce l'abbiamo smontata, se non sbaglio. Sì, è smontata. Forse possiamo vederla dopo, perché sì, non mi pare di vederla adesso. Dovrebbe essere qua in punta, ma è smontata. Probabilmente dobbiamo aspettare di aprirla. Poi cambia il disco. Qua, come vedete nell'immagine, possiamo cambiare il disco del tracciafile. Poi abbiamo il coltello tagliente. Ecco qua, vedete che anche qua possiamo andare a regolarlo. Spianaterra, vedete che è davvero. Ah, e poi sposta disco. Vabbè, sposta disco invece è interessante perché ci permette di passare dalla distanza. Il tracciafile funziona così, anzi ve lo faccio vedere mentre lo utilizziamo, dai. Così seminiamo anche un po' perché altrimenti qua. Allora, facciamo caprirla. Vedete che i giri motore salgono, lo vedete dalla Better Fuel Usage, se non sbaglio. Mi pare che si chiama la mod, che è quella che vedete i puntini attorno allo zero di velocità. Ok. Oh, ha montato anche i dischetti. Allora, iniziamo a fare un giro attorno. Qua alcuni di voi ritornerà di nuovo probabilmente la solita discussione del un giro attorno, no? Ops, qua mi si è fatto il salto, devo andare un po' più avanti. Magari abbasso un po' la velocità di avanzamento perché non mi piace così veloce. Andiamo agli 8. Ok, quindi voi staranno dicendo, magro, ma la semina attorno, le capezzane si fanno dopo da me. Questa è una cosa che ci portiamo avanti da tanto di quel tempo, che è assurdo. Allora, praticamente, come vedete, è tutto molto molto animato. E ho scelto questo campo apposta perché, come vedete, il terreno è molto disastrato, ma avendo questi tutti gli elementi indipendenti. Ma non indipendenti non solo nella realtà, ma proprio anche qua in gioco, e non finti, ma cioè proprio il gioco capisce che vanno su e giù e via dicendo, riusciamo ad andare a seminare anche in pendenza, ma più che in pendenza, anche in situazioni tipo queste dove ci sono saltelli e via dicendo. Il che è veramente, veramente figo. A parte adesso che proprio era estremo, vedete che qua è veramente estremo. Comunque sta continuando a seminare lo stesso. Wow. Ok, il discorso, tutte queste regolazioni qua sono per la nostra gioia, nel senso non interferiscono poi nel gioco. Nel gioco non è che se noi abbiamo regolato la seminatrice in un determinato modo, poi. Ups. Ok, ci eravamo bloccati, perfetto. Ups. Sta dicendo, non è che se noi regoliamo che ne so, la seminatrice a 45 centimetri di distanza tra le file. Ops, qua dobbiamo tenerci un po' più distante perché effettivamente è esagerato.
Non è che cambia poi la resa, cioè il campo ci produce di più o ci produce di meno. Ecco, questo purtroppo no. Quindi il mio consiglio è, se pensate a farming, almeno che voi non vogliate simulare qualcosa di diverso, il mio consiglio è tenerla più aperta possibile, con un 75 o addirittura con un 80, perché tanto per farming non cambia nulla. Però voi comunque avete una larghezza totale della simulatrice più larga, quindi è un po' più bella da utilizzare, ecco, andate un po' più veloci. Tutto qui. Idem per appunto le regolazioni in linea generale, non dovrebbero interferire in nulla. Non so se il ratio di semi, cioè di tipo la regolazione del micro e della semente, interferiscano sull'utilizzo della semente. Penso di no. Se lo facessero sarebbe molto interessante, perché uno può andare a risparmiare semi, ma penso proprio di no. Allora, arrivati qui, direi che ci fermiamo. Tac. Facciamo l'inversione. Ok. L'unica cosa che mi viene in mente è le varie regolazioni di coltelli e via dicendo. Effettivamente sono un corpo rigido e tipo in questo caso potrebbero dar fastidio in pendenza e bloccarti magari sui dossi, ecco. L'unica cosa che mi viene in mente. Qua non sono venuto ad applicare. Cosa è successo che è rimasta della paglia trinciata? Boh. Ok. Quindi giriamo. Perfetto. Tra l'altro, adesso voglio vedere un attimo, ma vedete che qua i tubi sono tutti dinamici, ragazzi. Cioè, qualsiasi tubo, no, noi adesso ci piace parlare di questa moda dei tubi dinamici. In realtà poi nel 19 sono già, diciamo, di base i tubi dinamici su quasi tutti i mezzi. Però ci piace dire, oh, i tubi dinamici, figo, figo, figo. Qua non ci si limita solo ai connettori idraulici e della corrente, ma proprio a tutto. Proprio tutto, anche perché avendo appunto degli elementi di semina che vanno su e giù, tanta roba. A livello di regolazione, vabbè, per fare anche un piccolo, cioè, visto che è una puntata più per imparare che altro, anche se non è che io abbia spiegato chissà cosa. Quello che ci interessa è cosa servono tutte queste regolazioni. Beh, in linea generale l'obiettivo finale è mettere al punto giusto il seme, perché il seme deve essere normalmente seminato a 3-4 cm dal suolo, una distanza dal suolo, anzi dal fuori, dal livello della terra, quindi 3-4 cm di profondità, che dovrebbero essere in teoria l'ideale, il buon compromesso fra la distanza tra l'accumulo di acqua, che è poco sotto di solito nella maggior parte dei terreni, e poi la distanza da sopra, fuori, diciamo dall'aria, perché poi ovviamente la piantina deve uscire. Quindi se il seme è messo troppo in profondità, deve consumare troppa energia contenuta nel seme. Sapete che il seme è è solo per il 3%. Quello che noi chiamiamo seme in realtà è solo per il 3% un vero seme. Per il resto è tutta riserva energetica, che poi è quella che noi appunto utilizziamo per farine e via dicendo, tutto quello che ci interessa a noi. Quella riserva energetica viene utilizzata per gli scopi del seme. Adesso stavo pensando che forse mi conviene già iniziare ad andare su e giù, quindi andiamo di qua. E quindi se è molto distante, il seme dovrà utilizzare molta più energia per scavare e arrivare su in superficie. Se utilizza troppa energia, quando arriva in superficie non è abbastanza per generare le foglie e quindi poi nascerà messo male. Al contrario, se troppo poco in profondità e troppo sopra, avrà difficoltà a raggiungere l'acqua, quindi non partirà proprio. Quindi è un gioco particolare la scelta della. Ok, perfetto. La scelta della profondità di semina. Non è così semplice, non è che regola la macchina a 3 cm, perché poi ogni terreno è diverso. Quest'anno magari hai fatto la preparazione del terreno in un modo, il prossimo anno la farai in un altro, quest'anno è asciutto, l'anno scorso invece era molto umido il terreno, quindi tutto va ad influire. Ora volevo farvi vedere la cosa del tracciafile che abbiamo appena utilizzato. Tac. In realtà non mi piace molto la manovra che ho appena fatto, è stata una manovra stupida.
Ok. Ora dobbiamo tenere il centro, vedete, sulla traccia. Voilà. E fra poco vi faccio vedere invece qual è l'altra impostazione. Anzi, ve la faccio vedere subito. Ok, allora, ci fermiamo qua. Voglio farvi vedere un attimo qua l'altra impostazione, che è quella dello spostadisco. Vedete che adesso è impostato su centro trattore, ma noi possiamo andare a metterlo a 1.8 metri, 1.7, 1.6, 1.5. Questo è... tra l'altro dovrebbe comparire qua davanti, ma non è comparso. Doveva comparire in teoria una visualizzazione utile a vedere la linea. Ah sì, eccolo, eccolo. Vedete, qua davanti compare questo pneumatico che ci fa vedere dove andrà a finire la linea, se è impostata così. Noi quando andiamo a cambiarlo, vediamo così al centro. Mentre invece se noi lo mettiamo così, adesso vedete che sarà centrato con le ruote, e vi faccio vedere come cambia. Che cosa devo fare con questa traccia? Al posto di tenerla al centro, vedete che se la tenessi al centro staremmo sprecando due elementi di semina qua a destra. Io devo tenermi con lo pneumatico di destra sulla traccia. Tac. Quindi praticamente vedete qua c'è la traccia e io la tengo con lo pneumatico di destra e vedete che è perfetto. Questo perché? Perché in situazioni tipo questa può essere più comodo, cioè dipende dalla situazione. In alcune situazioni è più comodo, ci sono alcune persone che preferiscono vedere la traccia sullo pneumatico e tenere lo pneumatico giusto, altre in cui la gente invece preferisce vedere la traccia dritta, esattamente davanti a noi, come invece è da adesso in poi, e tenerla dritta così. Quindi dipende un po' dalle preferenze di uno dell'altro. C'è gente che preferisce appunto avere la traccia sullo pneumatico, c'è chi la preferisce invece avere come centro assoluto. Non so voi come siete messi con la stagione del... con la stagione della semina del mais. Qua da me stanno iniziando a preparare... c'è qualcuno che inizia a preparare il terreno, ma normalmente siamo sempre un po' più in ritardo rispetto al resto della pianura padana, essendo l'estremo ovest. Però visto che c'è già tipo zone emiliane, zone romagnole, qualcosa del Veneto, visto che sono già partiti con la semina del mais, poi in realtà non so bene quando uscirà questa puntata, quindi potrebbe essere che siamo già andati oltre. Ok, perfetto. Fatemi sapere ragazzi, magari ci sono alcuni di voi che sono già impegnati al momento con la semina del mais e poi si vedono questa puntata. Ok. Una cosa differente, poi se alcuni di voi sono curiosi possono andare sul mio canale. Io già ho fatto dei video di agricoltura reale un po' di anni fa sulla semina del mais qua nelle mie zone. Qua da noi utilizziamo molto gli argini per l'irrigazione, non utilizziamo rotoloni o sistemi di irrigazione veneta o pivot o ranger. La maggior parte si fa per scorrimento e si fanno degli arginelli. E normalmente si fanno direttamente con un attrezzo di creazione degli argini, che semplicemente utilizza dei dischi per far convergere la terra in un arginello. E quindi in realtà adesso stavo pensando che in quel caso appunto non so neanche, cioè mi sono appena dato la risposta del perché dalle mie parti si vedono poche seminatrici da mais con la tramoggia davanti, perché effettivamente noi dobbiamo anche utilizzare il disco, questo sistema dischi per creare, com'è che si può chiamare, un assolcatore, penso. Scusate, ma laggiù il campo è già cresciuto? Aspettate che voglio andare a controllare, perché lo vedo giallo. Oddio, com'è già cresciuto? Ah, ma noi siamo tarda primavera. È vero, oddio, siamo molto più in ritardo di quanto pensassi. Cioè, tecnicamente qua è, per il gioco è giugno. È perché è stata una primavera fredda qua su Farming Simulator. Ho fatto passare, adesso mi ricordo, perché l'avevo fatto 2 settimane fa, avevo già preparato il salvataggio. Ho fatto passare, mi pare... 4 giorni di primavera, perché non si alzavano le temperature e non potevano seminare mais. Ecco qua,
vedete come si comporta bene anche sui DOS. Va bene, dai, direi che per questa puntata è tutto, spero che vi sia piaciuta, è stata una puntata più alla scoperta di questa moto, che mi dispiace tra l'altro che non abbia vinto il mod contest, perché secondo me meritava davvero tanto. Ok, molte delle innovazioni non erano... adesso facciamo una cosa, una porcata, per non averlo fatto, ma ci facciamo una... Stavo dicendo, molte delle innovazioni, cioè delle funzionalità, non avevano fini pratici in Farming Simulator. Però comunque secondo me è una signora mod che non ho capito come mai non abbia vinto almeno un premio, o comunque non mi pare sia arrivata sul podio, ecco. Niente, come al solito, se questa puntata vi è piaciuta fatemelo sapere con un bel like, come al solito trovate il link per scaricare queste mod in descrizione. Noi ci vediamo prossimamente con una nuova puntata, da Gravedarmi è tutto, c'è tutti ragazzi.